Lanciata nel 1997, la sonda Cassini, frutto di una collaborazione tra ESA, NASA e Agenzia Spaziale Italiana, è certamente conosciuta per le straordinarie immagini di Saturno e delle sue lune. Attualmente una delle priorità scientifiche è però rivolta alla soluzione di un enigma che riguarda un elemento meno appariscente, il campo magnetico di Saturno e le sue alterazioni periodiche. Una spiegazione convincente al fenomeno viene ora da modelli numerici che spiegano le variazioni della magnetosfera a partire dall'influsso di potenti vortici di nubi nella parte alta dell'atmosfera del pianeta, la ionosfera, di cui il più potente è localizzato al polo sud. Come mostrato nell'animazione, il flusso magnetico creato dai vortici nella ionosfera influenza e deflette il campo magnetico, producendo un movimento oscillatorio su più grande scala nella magnetosfera, un movimento periodico che gli scienziati definiscono come una specie di respiro. Osservazioni di lungo periodo della sonda Cassini hanno permesso di accertare come il campo magnetico generato all'interno del pianeta sia altamente simmetrico rispetto all'asse di rotazione e che quindi le sue alterazioni vadano ricercate da un'altra parte. Alcuni scienziati hanno proposto che vi sia un influsso esterno al pianeta, correlato alla emissione di plasma dalla Luna Encelado. Il modello numerico basato sui vortici della ionosfera è però il primo modello quantitativo dettagliato che riesca a riprodurre la maggior parte dei fenomeni osservati, comprese le alterazioni ricorrenti nel campo magnetico, i flussi di corrente elettrica all'equatore del pianeta, gli incrementi periodici di densità e le alterazioni periodiche osservate nella estesa coda della magnetosfera di Saturno mentre viene erosa dal vento solare. Cassini continua le sue osservazioni per stabilire chi sia andato più vicino alla verità.